Salve a tutti cari amici e benvenuti con me in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su The Story of Grimm con questo tizio molto brutto che ha il torcicollo. Ok, andiamo con la seconda notte e speriamo bene. L'ultima volta abbiamo rischiato male, cioè è comparso pure Golden Freddy, però siamo riusciti a sopravvivere per miracolo. Per miracolo assurdo. Ok, vediamo un po' come andrà stavolta. Speriamo sempre meglio. Allora, il music box lo lasciamo com'è. Foxy! Beh, Foxy è nuovo. L'avrei mai detto. Cioè, non ci bastavano già sti quattro bastardi. Ripped, Freddy, Bonnie, Chica. No, ci dovevano mettere anche Foxy. Perché non si è mai abbastanza bastardi nella vita, sappiate. Oh no 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 no. Rip, ti sei mosso. What the fuck? Spero bene che non arrivi mai qua dietro, perché a quel punto sarebbe la fine per me. Se non mi attacca direttamente dal condotto. Ah, fottiti. Ok, si è rintanato nel suo posto. Oh, no, 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 vi prego, nessuno nei condotti, vi prego. Il music box. Lo stavo appunto scordando. Allora, Bonnie sta lì, Chica sta lì, Foxy, cioè Foxy c'è, ma non fa niente. Beh, meglio per tutti, no? C'è una cosa, rigeneriamo la luce perché secondo me tra poco viene Bonnie. E se non ho la luce pronta? Ecco, infatti, hai visto come prevedo il futuro. Visto? Sapevo che sarebbe venuto quel grande bastardo. No, Chica, peggio. Allora vediamo, adesso lei verrà qui. Quando vorrà venire. E 3, 2. No, 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 tutti e due. No, 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 tutti e due. No, 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 3, 2, 1. Cosa c'è? Cosa c'è? La luce! Muoviti, 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 muoviti. Di nuovo il ventilatore giallognolo, non l'avevo ancora considerato. No, 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 sono in una situazione pessima, raga. Situazione pessima, ma proprio pessima, pessima. Cioè che non si può manco lontanamente immaginare. Muoviti, Chica. Dai, dai. Allontanatevi voi due. No, Ripped c'è ancora. Dai. No, non voglio essere ucciso. Due. Tre. Dai. Music box. No, 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 questi mi uccidono. Stavolta non andrà bene. Non andrà bene. Music box. Alla porta. Io te rip. Quando è che te ne vuoi andare? Ti prego, muoviti ad andartene. Prego nella vita. Ha perso, 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 perso. Cinque, vai. Dai, Rip. Quando è che te ne vuoi andare? Va via, va via. Via, va via, 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 via. Va via. Quanto sei brutto, sei più brutto di mia nonna. Non che mia nonna sia brutta, però.
due, vai. Oh, chi sta arrivando? Mannaia. Va via. Almeno sei meno resistente del Fox in FNAF 2. Questa notte è pessima. Cioè, mi arrivano tutti da tutte le parti. Ditemi voi se posso stare così. Allora, spariamo la luce. Speriamo bene che non entri nessuno nei condotti. Io ho sempre odiato Rick, cioè, perché alla seconda notte c'ero già arrivato prima di registrare, però era così bastardo, ma così bastardo che ogni 2-3 mi entrava nel condotto, quindi non me ne riuscivo a liberare. A proposito, adesso che fine ha fatto Bonnie Ripped? No, questo non è buono. Oh, però stai ovunque te, almeno non resiste molto. Ok, ci stanno i condotti, ma nessuno. Foxy, chica molto sexy. Ok, speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Stanotte sta andando proprio uno schifo. E c'è anche il music box, ovviamente. 8, 9, 20. Ok. Dov'è? Dov'è? No. Sbaglio, ci eravamo già chiariti che non dovevi entrare nel condotto. No, forse non l'ho mai detto, però. Beh, da oggi vale la regola. Rip, tu non puoi entrare nel condotto. Chiaro? Porca latra! Lo sentivo che non ce la facevo. Lo sentivo! Tua sorella, Bonnie, è prostituta! Una prostituta pesante! Non solo a parole, D'accordo ragazzi, direi che posso concludere qui il video. Se vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace. Se volete ottenere informazioni riguardo al gioco, se volete farmi qualsiasi tipo di domanda, mettete sempre l'hashtag AdoPagaPoco. Ci vediamo alla prossima ragazzi.